E allora, visto che abbiamo analizzato le tre finali, concludiamo il capitolo finale, poi tra poco faremo il gioco dei pronostici, ma con la seconda challenge. Quindi vi invitiamo a restare attenti, ad ascoltare bene le regole e a partecipare anche voi. Dobbiamo fare una top 11, Stefano, se sei d'accordo, con tutte le finaliste, quindi sono sei finaliste. Ci sono però due regole. Ecco. Perché le regole, ci hai insegnato bene, vanno inserite. La prima regola è che deve esserci almeno un giocatore per squadra. Quindi okay, non vale 10 Manchester City, quindi 6 squadre, quindi giusto, almeno 6 giocatori. E quindi la seconda regola sarà un massimo. Sarà un massimo. La seconda regola è massimo 3 giocatori per squadra, perché personalmente avrei fatto 5 City, uno per ogni squadra, però non sarebbe stato corretto. Quindi non sarebbe stato divertente. Giusto, uno per ogni squadra. E poi un massimo di 3. Noi l'abbiamo fatto oggi insieme a Davide Marino, a Luca Farina. Allora, partite dalla vostra. Abbiamo fatto una top 11 generale, specifichiamo. Quindi, giusto dire i nomi di chi ha partecipato, almeno le colpe sono anche degli altri. Jacopo Savelli, Luca Farina, Davide Marino. Quindi andiamoli a citare tutti. Allora, partiamo. Quindi ricordiamo la regola. Almeno uno per squadra, massimo 3 per squadra. In porta abbiamo scelto Onana. Ok. Quindi vuoi andare, la diciamo tutta e poi anch'io metto Onana. Ok, Ste, Onana. Noi abbiamo scelto il 4-2-3-1, quindi i quattro difensori sono io Jesus gioco sicuramente Navas. 4-2-4, che poi è 4-1-3. Fantasia. Esatto, fantasia. No, sì, sì. Allora, terzino destro Jesus Navas. Ok. Centrali Smalling e Kerrer, a sinistra Di Marco. Abbiamo fatto delle scelte, abbiamo evitato qualcuno del City perché ci servono un po' più avanti. E allora io metto una difesa 4, metto terzino destro Walker, i due centrali Smalling e Bastoni. Poi ti dico alla fine cosa mi sballa, una cosa anche un po' dicevi ingiusta. Prima redazione. Guarda, ti faccio vedere tutti i cambi che abbiamo fatto in difesa. E terzino sinistro Biraghi. Ed era una delle possibilità, ci sta assolutamente. I due di centrocampo forse sono i più scontati, dovendo andare a mettere uno per squadra. Declan Rice e Amrabat. Declan Rice e De Bruyne. Così basso? Sì. Smalling, Bastoni, Declan Rice. Più Walker, De Bruyne. Va benissimo. I tre trequartisti sono, ed ecco perché abbiamo inserito, insomma, abbiamo evitato finora il City, sì. Bernardo Silva, Dybala, De Bruyne. E, attenzione, chi gioca a sinistra? De Bruyne, è l'unico col destro. De Bruyne, Bernardo centrale, Dybala a destra. Sì, è Dybala a destra. Ok, forzata. Io metto 4 attaccanti. Vai. Metto Dybala a destra, metto Campos a sinistra, Holland e Lautaro. Credo di aver fatto i conti bene. Ce n'è sicuramente una di ognuno e penso massimo 3, spero, perché altrimenti rismontarla e rifarla. Sì, hai dell'Inter Onana, Bastoni e Lautaro. Del City hai Walker, De Bruyne e Holland. Corretto. Della Roma hai Smalling e Dybala. Sì. Della Fiorentina hai Biraghi. Del Siviglia e Ocampos, del West Ham e Declan Rice, mentre vabbè, noi la punta è Erling Haaland. Ovviamente. Quindi vado a riepilogare. La top 11 della redazione è Onana, Jesus Navas, Smalling, Kerrer, Di Marco, Declan Rice e Amrabat, Dybala, Bernardo Silva, De Bruyne, dietro Haaland. La top 11 di Stefano invece qui stanno iniziando a scrivere tutte le top 11 del mondo. Bravi, bravi ragazzi, bravi. La top 11 di Stefano sarebbe stata, se non fosse stato squalificato Acuña, con Acuña al posto di Biraghi e Nico Gonzalez al posto di Ocampos. Ah, ok. Quindi il cambio Siviglia-Fiorentina lì. Sì. Onana, Walker, Smalling, Bastoni, Biraghi, Rice, De Bruyne, Dybala, Haaland, Lautaro, Ocampos. Fa paura questo attacco. Quindi da casa commentano... qua ci scrivono, ma mettete Bono, Onana. Esatto. Dovevamo metterne uno per squadra e poi un massimo di 3. Ne avremmo messi tanti altri, perché ne mancano tanti altri.